E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Non so se vedete qua sopra, ma siamo davanti alla Decathlon, l'avrete capito dal titolo. Oggi ragazzi vado a ritirare la nuova tenda 2 Second, che appunto è appena uscita. Adesso andrò a ritirarla e poi vi farò l'unboxing, una piccola recensione iniziale. Quindi seguitemi e a dopo. Eccoci qua, ritirato il pacco, vi faccio l'unboxing direttamente davanti alla Decathlon, visto che non so se riesco a portare tutto il pacco sulla moto, quindi devo scartare almeno il cartone e cercare di metterlo nel bauletto. Ecco la tenda spacchettata, adesso vediamo se entra nella borsa di cui vi ho fatto già la recensione. Entra, è proprio la sua ragazzi, quindi vediamo se facciamo anche questo test della borsa da viaggio, non so. Tac. Ok. Non sto qua a chiudere tutto, tanto faccio poca strada. La tenda ci sta, adesso chiudo tutto e ci vediamo poi dopo a casa, che proverò a fare la prima apertura della tenda. A dopo. Eccoci ragazzi, adesso andrò a provare a montare per la prima volta questa tenda, che vi dico già subito pesa 4,7 kg, quindi non molto leggera, però se sarà veloce come dicono, per me davvero sarà una tenda eccezionale, soprattutto per chi viaggia in moto come me ad esempio, visto che io l'ho presa appunto per fare i miei prossimi viaggi in moto o weekend comunque in moto, e questa sarà appunto una nuova compagna d'avventura, visto che rispetto alla tenda che ho adesso è molto più grande, quindi sarà più comoda e di sicuro sarà più veloce da montare. Ecco una cosa, non starò lì a picchettare tutto perché la monterò sul cemento, è proprio un primo montaggio appunto per darvi delle prime impressioni, quindi via col montaggio. Questa è la tenda. E più nella sacchetta ci sono anche tutti i picchetti. E i vari laccetti. Eccola qua montata, è davvero molto grande come prima impressione, adesso vedrò di aprirla. Comunque vi ricordo che non è allacciata e picchettata, e ci ho messo
davvero 2 secondi a montarla, basta semplicemente tirare quelle cordine, sentire il gancio che fa clack e la tenda è pronta per l'utilizzo. Quindi adesso andiamo ad aprirla e vedere com'è dentro. Ok, adesso andiamo a vederla da un po' più vicino. Non so se si vede, ma c'ha 2 strati, quello esterno e quello interno. E in più, guardate qua. Ecco, l'unica cosa, adesso non so se si vede bene, però il fondo della tenda sembra un po' fine, quindi credo che andrò ad acquistare qualcosa da mettere sotto appunto la tenda, visto che secondo me è molto fine, troppo fine questa cosa, e magari a contatto con terreni bagnati sicuramente non è il massimo. Comunque la tenda è molto grande, forse non lascia passare tantissima luce, anzi quasi per niente, quindi è molto scura. Questo può essere un bene, visto che magari riflette abbastanza il sole, visto che è chiara come cosa, e un male, visto che comunque all'interno non si vedrà proprio niente e avrete bisogno di buona luce. Comunque, cosa dire, prima impressione abbastanza positiva. Adesso andrò a smontarla, vedremo come, se sarà veloce anche lo smontaggio, e niente, questo qua è quello che penso di questa tenda, che sicuramente utilizzerò. Quindi pregi, veloce, molto capiente, comunque al doppio strato, quindi a 2 strati, uno al doppio strato, uno è lo strato interno, quindi 2 strati per una tenda 2 second è molto buono. Inoltre, cosa dire, quindi grande, veloce da montare, ha i 2 strati, comunque l'ingombro non è grandissima a livello di ingombri, è un po' pesante, quello sì, però secondo me per la facilità di montaggio molti difetti vanno anche perdonati. Quindi niente, prime impressioni, eccole, ripeto anche i difetti, il fondo secondo me è troppo fine, poca luce all'interno, appunto abbastanza pesante, se non molto pesante, comunque sono quasi 5 kg di tenda, e quella che ho adesso sono neanche 1 kg, quindi niente ragazzi, sicuramente andremo a testarla spero a breve, magari facendo qualche weekend, e niente, questa qua è la tenda, adesso andrò a smontarla e grazie per la visione, intanto.
quindi anche lo smontaggio è abbastanza veloce, non proprio 2 secondi, però ci ho messo forse un paio di minuti, quindi molto veloce, visto anche che è la prima volta. Poi comunque ricordatevi una cosa, tutte le tende rispetto all'inizio resteranno un po' più voluminose del solito, quindi questa qua è dopo lo smontaggio, quindi comunque resta appena appena più voluminosa, ma non chissà quanto di così impressionante, ecco. Quindi ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ringrazio anche se vi iscriverete. Niente, se volete vedere come utilizzerò questa tenda, iscrivetevi. Grazie mille e ciao ciao!